Salve amici, come vedete, anche se il 2 giugno sono qui a Bruxelles, sono la piazza antistante il Parlamento europeo, qui alle mie spalle, in Place du Luxembourg. Come vedete c'è un po' di sole, era prevista pioggia, poi stranamente invece c'è ancora luce e sole, qui la luce è fino alle 10:15 a giugno. Allora vi voglio mettere al corrente di quello che accadrà la prossima settimana. Allora, la prossima settimana si andrà dopo praticamente un anno e mezzo, perché dal febbraio del 2020 che sono sospese le plenarie a Strasburgo. Sappiate che nel calendario ordinario, in genere una settimana al mese, tutto il Parlamento si reca a Strasburgo, dove c'è la sede del Parlamento europeo. Qui a Bruxelles diciamo che è un po' considerata l'altra sede del Parlamento europeo. Allora, perché faccio questa diretta? Perché sono uscite le direttive per potersi recare fisicamente a Strasburgo. Allora, premesso che da moltissime città italiane non ci sono aerei, ad esempio io da Roma non c'è nessun volo diretto, bisogna andare o a Francoforte o a Basilea, puoi prendere o treni oppure ci sono le macchine del Parlamento, tanto per buttare un po' di soldi, che ti vengano a prendere, ma sono ore e ore di macchine. Io in genere vado direttamente con la macchina mia da Roma, sono esattamente 1050 km, ma non è che mi preoccupi molto. Quello che mi preoccupa un po' di più è tutto il protocollo che è stato messo in piedi. Allora, vi dirò cosa dovrò fare, e così tutti coloro i quali vorranno venire a Strasburgo, sia deputati che assistenti che personale del Parlamento. Allora, innanzitutto bisogna presentare un certificato, un tampone in cui risulti che uno sia negativo, un test naturalmente molecolare, però deve essere fatto almeno 48 ore prima, non di più. Quindi io, partendo lunedì, lo devo fare sabato mattina a Roma. Dopodiché devo fare una dichiarazione giurata in cui dichiaro che non sono entrato a contatto con persone positive, anche se non lo so, magari vado a fare la spesa e quello vicino a me è positivo, ma non lo so. Ma comunque dovrò fare questa dichiarazione. Cioè, attenzione, premesso che io sono vaccinato, ho un certificato del Parlamento che mi attesta che sono vaccinato con due dosi, ho fatto il Pfizer, e l'ultima dose l'ho fatta il 23 di aprile, quindi sono passati praticamente più di 5 settimane, praticamente, quindi i famosi 14 giorni, no, dalla seconda dose, sapete la regola. Ecco, dopodiché dovrò presentare anche alla frontiera un attestato che sono un parlamentare europeo e quindi ho la possibilità di poter entrare in Francia. Poi c'è un'altra cosa che mi riguarda in particolare. Io in genere, per una questione di comodità, non dormo in Francia. Siccome Strasburgo è proprio al confine con la Germania, basta passare il Reno praticamente, lo sapete, io in genere vado a dormire in un alberghetto di campagna che sta in Germania, ma è esattamente a 10 km dal Parlamento, quindi praticamente è vicinissimo. E anche lì devo presentare la stessa documentazione, cioè devo presentare il tampone, il fatto che sia vaccinato non gli interessa evidentemente, e anche dichiarazioni, e in più devo segnarmi su un format del governo tedesco in cui mi si chiedono moltissime cose del genere, se non sono stato in contatto, eccetera. Insomma, una cosa incredibile. Sono sicuro che mi fermeranno, diranno no, lei non può passare, voglio vedere se non consentiranno a un eurodeputato, fra virgolette italiano, di poter esercitare la propria funzione di parlamentare, la propria azione politica. Vediamo, dato che mi metto al corrente, lo sapete che non è che mi manca di attaccarmi subito allo smartphone e dirlo direttamente in diretta. Ma poi c'è anche un'altra cosa. Pensate, inizierà lunedì 7 prossimo e c'è praticamente ancora un coprifuoco fino alle 9 di sera in Francia, a Strasburgo. Quindi che cosa significa? Che se si uscirà più tardi delle 9, guardate,
molte volte si esce anche molto più tardi, perché sono concentrate queste riunioni, queste sedute del Parlamento, della plenaria, tante volte si esce molto molto tardi, quindi anche lì dovremmo sicuramente lottare con le forze dell'ordine, che sarà presidiato chiaramente, cioè per poter ritornare nei propri alloggi, nei propri alberghi. Vedrete, poi vi racconto tutto quanto. E dove si andrà a mangiare? Non si sa, perché se alle 9 chiudono i ristoranti bisogna andarci, non dico tanto, ma perlomeno alle 8, uno magari si ingozza, ma insomma un minimo. Poi da mercoledì invece sarà allungato l'orario di coprifuoco, quindi mi porterò qualche scatoletta di carne, come in genere ho fatto durante questo lungo periodo di lockdown anche qui in Belgio, mi porterò le scatolette. Però insomma sono basito, si può dire, del fatto che nonostante abbia fatto il vaccino, le due dosi, e siano passati addirittura 5 settimane, lo stesso è necessario fare. Ah, ho dimenticato, vedete che poi ricordo anche le cose. Non solo, prima di partire devo fare il tampone e presentarlo chiaramente con negativo, eccetera. Speriamo che in Germania non lo pretendano in tedesco, se no non lo so dove farlo a Roma. Ma dopo che sono arrivato a Strasburgo mi devo sottoporre ulteriormente a un altro tampone di prova. Poi prima di ripartire da Strasburgo ne devo fare un altro ancora, quindi pensate, non so com'è. Fra l'altro sappiate che io sono arrivato lunedì con l'aereo qui a Bruxelles, e prima di ripartire ho dovuto fare anche lì un altro tampone, se no non potevo volare. E siccome ritorno venerdì in aereo, domani mattina ho un altro tampone. Non sto scherzando, è la verità, avete contato quante volte, cioè il mio naso praticamente, non lo so, è devastato da questi tamponi, eccetera. Quindi questo è lo stato dell'arte. Io vi terrò chiaramente al corrente, oltre naturalmente all'attività parlamentare che andremo a fare, dice, se no tutto questo grande casino è per andare a fare che cosa, ma vi terrò chiaramente informatissimi. Credo che sia anche questa anche un po' la mia funzione, farvi capire, farvi entrare, ecco, direttamente qui al Parlamento Europeo, perché mi rendo perfettamente conto che non tutti riescano a capire realmente che cosa si fa e che cosa non si fa, soprattutto qua dentro. E quindi sarà mia cura mettervi veramente al corrente, sarà veramente mio piacere. Vi ringrazio e dite una preghiera per il mio naso, perché veramente non ce la fa più. Grazie, e soprattutto oggi è il 2 giugno, viva l'Italia, diciamolo col cuore veramente in gola. Grazie.